Hola ragazzi e ragazze, da quanto tempo? Lo so, sono mancata veramente troppo, scusate, ma allora la situazione è questa: ho comprato un nuovo telefono, sono mancata per questo motivo, perché il mio telefonino era morto, non potevo più girare nessun tipo di video perché la batteria in un attimo andava giù, non potevo ricomprarlo nell'immediato perché da comune mortale non avevo accessibilità economica abbastanza larga e per comunque comprare un telefonino buono, oggi come oggi bisogna spendere tanti soldi. Quindi ho dovuto pazientare un pochino, anche voi con me avete dovuto pazientare, ma eccoci qui, sono tornata. E iniziamo, riniziamo subito questo periodo di video con un video Eurospin. Allora, io ho un problema adesso con questo telefonino, con questo programma che avevo sul vecchio, che ho ristallato sul nuovo. Praticamente, per riuscire a farvi vedere bene la mia faccia, devo stendere il braccio 7 km, perché se lo tengo normale fa un primo piano da paura. Devo dire che le riprese, cioè, le fa in una maniera assurda, cioè niente a che vedere con quello di prima. Se ve lo state chiedendo, è un Samsung Galaxy Note 10 Plus, se non erro, o 10 Pro, chi lo chiama Pro, chi lo chiama Plus. Non ho fatto l'iPhone perché con Emiliano, per chi magari se ne intende, per chi è appassionato di queste cose, si va a fare un paragone fra il nuovo iPhone e il Samsung, questo che ho io. Purtroppo, mi dispiace per chi è amante degli iPhone, vince il Samsung. Sia per prezzo, perché costa all'incirca 500 euro di meno del nuovo, io intendo quello 11 Pro Max, il più alto di tutti, diciamo, che c'è, e sia a livello di prestazione video, fotocamera, velocità, processore, hardware, eccetera, eccetera, eccetera. Memoria espansibile, invece lì ce l'hai limitata, poi devi comprarti lo spazio su iCloud, invece qua no, qua ce l'hai espansibile, vabbè. Comunque, se siete interessati fra le differenze fra questo cellulare scusate, l'iPhone nuovo, ci sono tanti video su internet e ve lo andate a gustare da soli. Ma adesso passiamo a cose più importanti, bensì il video spesa Eurospin. Ci mettiamo subito nella mia solita postazione e cominciamo. Allora, iniziamo come sempre dalle cose da freezer perché ormai il gelato è diventato acqua e ho ripreso assolutamente questo gelato alla soia variegato al caffè, che è qualcosa di divino, cioè lo dovete assolutamente comprare, è buonissimo, si sta a sciogliere tutto. Poi, macinato di bovino adulto, sono 540 grammi, 5,71 euro. Poi ho preso confezione famiglia, il petto di pollo, questi sono 620 grammi a 5,30 euro, insomma giù di lì, adesso così lo leggete bene. Sovraccosce di pollo, quasi 900 grammi a 3,37 euro. Peremi, poi ho preso gli gnocchetti di patate pronti in un minuto, che glieli voglio fare con le zucchine e il pesto. Poi ho ripreso la farina 00, poi proseguo sempre con le cose da frigo e freezer adesso perché avevo la farina così al volo e l'ho presa. In offerta c'era il parmigiano reggiano DOP grattugiato, ne ho ripresa una bustina perché l'avevamo finito. Poi la pancetta affumicata perché voglio assolutamente fare la carbonara. Dovete sapere che io esco da un periodo di totale digiuno, da una settimana di digiuno. Quindi mo mi sto sognando l'impensabile. Poi ho voluto comprare questi wurstel di suino affumicato che io non ho mai comprato e sono wurstel praticamente Vienna di puro suino. Io non li ho mai presi e stavolta ero curiosa, insomma, li ho presi. La crescenza, che questa ve la consiglio sempre, è molto molto buona. Sempre di carne, la fesa di tacchino, 450 grammi a 3,80 euro.
Io tendo sempre a arrotondare sia il peso che il prezzo. I broccoli a rosetta, sempre questi qui coltivati in Italia, delle delizie del sole. Poi per Emi, perché a me non piace assolutamente, ho preso il coniglio porzionato. Sono all'incirca, insomma, 700 grammi per quasi 5 euro. E a lui gli piace, tant'è che ho preso anche le olive, così da farlo alla cacciatora con rosmarino, olive, aceto, vino e lo facciamo per lui. Poi, feta greca DOP. Perché ancora ho voglia di qualche insalatina leggera e veloce. Iniziamo con il periodo dei minestroni. Ho preso questo qui della foglia verde perché, a differenza degli altri che c'erano, non ha all'interno lo zucchero e ha veramente pochissimo sale perché è fra gli ultimi ingredienti, quindi ci piace molto. E questa è con legumi, aspettate, eh. Patate, carote, zucchine, bieta, zucca, sedano, cipolle, verza e legumi vari. L'immancabile rucola. Adesso alla frutta e alla verdura. Le mie immancabili zucchine, che erano veramente bruttine, però. Invece c'erano dei peperoni, questi qui a corno, bellissimi, e quindi ne ho presi, mi sembra, 5 o 4. Che comunque costavano 2 euro al chilo, cioè belli caretti. Le cipolle, queste fresche, quelle piatte, perché avevo terminato gli scaloni e volevo cambiare, diciamo, cipolla. Le carote per Emi, che come sempre ne fa un largo consumo. Scusate se vibrate mentre che prendo le cose, però è un po' inevitabile. Purtroppo sto ancora mettendo a punto la postazione video. Poi le prugne, c'era questo bel cestino e le ho prese, sono piccoline, sembrano buone. Proseguiamo con le pesche. Sono quasi, diciamo, le ultime pesche ormai della stagione. E sono quelle gialle, tipo percoche. Poi i pomodori, questi a grappolo, belli grandi, e una mega confezione di mele, perché voglio farci il ciambellone con le mele, la torta di mele, insomma. Dopodiché ho preso le patatine, sono proprio delle patatine inine. C'era la busta grande che costava troppo e allora ho detto no, voglio prendere queste patatine e le voglio fare con tutta la buccia al forno insieme con il pollo, secondo me sono molto buone. Poi le banane, non mi ricordo se ve l'ho fatte vedere, e mi sembra che con la frutta e la verdura abbiamo finito. Siamo con il pane, eccolo qua, finole, filone a fette con farina di segale. Questo qui, poi le piadine sfogliate con olio extravergine d'oliva, la fecola di patate, sempre per il discorso di prima della torta di mele, le uova. Ho voluto prendere il mega paccone perché me ne serviranno appunto un pochine, sia per noi sia per la torta, eccetera, eccetera. Poi ho voluto comprare una schifezzuola, che sono questi cioccolatini qui ripieni al caramello. Ne ho assaggiato uno già e è buonissimo. Cioccolato fondente al 75%, questo svizzero è molto buono. Sale grosso e sale fino, che li avevo terminati, quindi li ho dovuti riprendere. Il bicarbonato, perché devo lavare la lavatrice, io farò aceto e bicarbonato per lavarla e succo di limone. Due barattoli di lenticchie. Ho comprato poi questi fagioli neri, quelli secchi. Voglio rifare di nuovo il chili di carne, però voglio farlo con i veri fagioli, quelli messicani, diciamo, che sono questi qui neri.
e hanno questa puntina bianca che sembrano degli occhietti, insomma. Quindi farò la vera ricetta. La marmellata di fragole al 70%, perché ci piace tanto e ci facciamo i panini col burro d'arachidi. Il filetto di salmone al naturale, che ormai è diventato immancabile. Gallette al cioccolato fondente e il famoso 100% succo d'ananas di Amy. La cosa bella è che io abito al pieno centro storico, ma poi a due passi da me, quando apro la finestra, c'è il verde. Quindi ho la possibilità di stare in pieno centro. Ovviamente parliamo di un paese, un centro storico, non del centro città, però ci sono tutte le comodità che mi servono, però allo stesso tempo è come se fossi in campagna, perché comunque io sono cresciuta in campagna, in piena campagna e a casa appunto con i miei genitori che vivono tuttora in campagna e quindi un po' di verde ci vuole, soprattutto per chi è abituato. Io chiedo scusa sempre per il discorso di prima se non ho una come devo dire, una mano ferma, però purtroppo questo cellulare è nuovo, quindi ho bisogno di un po' di tempo per prenderci un po' di conoscenza. L'ho comprato inizio settimana, mi sembra domenica scorsa, quindi è una settimana che ce l'ho e questo è il primo video che giro dopo tanto tempo con appunto questo cellulare e non mi ci sto trovando, però credo sia normale. Volevo dirvi che comunque la spesa di oggi mi è costata 69,77. Quindi non ho comprato tantissimo perché, come dicevo, ho fatto una settimana di digiuno praticamente, ho mangiato pochissimo perché avevo bisogno di purificarmi un pochino, quindi ho bevuto tanto, ho mangiato più che altro verdure, dovevo smaltire un po' le tossine che avevo nell'organismo, quindi prettamente ha mangiato Emiliano, però con una bocca in meno qualcosa in più è rimasto della spesa precedente, quindi questa spesa è stata un po' più ridotta. E niente, io vi auguro come sempre un buon fine settimana, una buona domenica, mi raccomando lasciatemi sempre il famoso like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se non siete iscritti e se volete ovviamente attivate la campanellina din don dan, seguitemi su Instagram, vi lascio qui il mio nome e ci vediamo con il prossimo video, ciao ragazzi! Qui ci sono Mimmi! Quanto tempo è che non le vedete le Mimmi? Eccole le Mimmi! Dai, salutate! Ciao!